Processo ripreso a Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano spazzato via da una valanga nei giorni del terremoto. Per noi in diretta in tribunale c'è Luca Pompei che ha assistito naturalmente alle fasi di questa mattina, ma si preannuncia naturalmente un proseguo anche nel pomeriggio. Luca, buongiorno. Leggo dalle agenzie che il pubblico ministero Anna Benigni è andata giù piuttosto pesante, è così? Assolutamente sì Marina, intanto un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Intanto saranno 3 giornate lunghissime qui alla Tribunale di Pescara perché, come dicevi giustamente tu, è entrato nel vivo finalmente, sottolineerei, questo processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano. È il giorno della requisitoria della pubblica accusa affidata alla PM Anna Benigni, che senza fronzoli e in maniera estremamente concreta, con dati alla mano, ha ricostruito tutto ciò che è accaduto non solo subito dopo la terribile valanga, ma soprattutto quello che è accaduto o non è accaduto prima. E ci riferiamo a ciò che ha sottolineato la Benigni riguardo alle omissioni colpose degli enti che sarebbero dovuti intervenire per mettere in sicurezza gli ospiti dell'hotel Rigopiano e non l'hanno fatto. Ha parlato di colpose omissioni anche e soprattutto da parte della classe dirigente, e qui si è riferita la Benigni in particolare non solo al sindaco Lacchetta, il sindaco di Farindola, ma anche ai dirigenti e alla presidente, all'allora presidente della provincia, Antonio Di Marco. Sostanzialmente l'allerta meteo c'era da giorni, erano diversi e numerosi i bollettini che parlavano di una situazione davvero al limite, ma nulla si è fatto per mettere in sicurezza la collettività. Ha parlato la Benigni di incolumità della collettività che non è stata garantita. Ha fatto riferimento anche al modo con il quale, ad esempio, le istituzioni hanno fatto di tutto per tenere libera la strada, per consentire che l'hotel venisse riempito in ogni ordine di posto e quindi assicurare in qualche modo economia a quella struttura. Ma una volta riempito l'hotel ci si è dimenticati di quella strada e soprattutto ci si è dimenticati dell'hotel Rigopiano. In questo le responsabilità, secondo la Benigni, sono molto chiare da parte del sindaco Lacchetta, dell'allora presidente della provincia Antonio Di Marco e anche di diversi dirigenti della provincia. Proseguirà, adesso c'è una pausa di un'oretta circa, si ripartirà intorno alle 15 con il proseguo della requisitoria, appuntamento anche domani, anche per quanto riguarda le repliche degli avvocati. Però ecco, io vorrei proporre agli amici telespettatori, Marina, la dichiarazione che ci ha rilasciato il portavoce del Comitato Parenti delle Vittime, Gianluca Di Tanda, sulle emozioni e le sensazioni percepite da questa lunga, intensa requisitoria da parte della Benigni. Possiamo ascoltare. Beh sì, finalmente è iniziato, abbiamo atteso quasi 6 anni, un anno, l'ultimo anno è stato veramente difficile perché aspettavamo veramente con ansia che iniziasse. Dopo tutti i tecnicismi, i rinvii, i tre purtroppo per i scioperi, per il Covid, oggi inizia. Devo dire, pensavo di essere preparati, ma in realtà sentire il PM che inizia a parlare e fare la cronologia della storia, adesso è partito con il Comune, fa male perché ripercorrerlo con le sue spiegazioni veramente, veramente fa male. Racconta quegli attimi quasi quando gli sta dentro, ci fa rivivere quegli attimi che noi speravamo che ritrovavamo i nostri cari, ma non è solo mio, perché mi sono girato intorno agli altri parenti e ho visto le mamme che quelle lacrime che usavano 6 anni fa ancora ce l'hanno, quindi non passa, il dolore non passa. È chiaro che abbiamo avuto modo di leggerlo, io personalmente ho letto la perizia disposta dal giudice, dei maxi periti nominati appunto dal giudice, e lì si evince tutto quello che io ho perseguito, ho cercato, denunciato anche con inchieste TV, dove era
La falla era anche nel sistema di soccorso, era nella regione, quindi il core che viene convocato come se fosse una riunione, distaccato da, non lo dico io, dice il perito, ma distaccato dal SORE che è la cesara operativa regionale. Ecco, noi parenti ci siamo anche imparati a fare le sigle della protezione civile, che non conosciamo mai tutte, no? Quindi è tutta un sistema che ha sbagliato. L'ultimo, il posto di controllo avanzato che io ho denunciato perché non è possibile che non ci vai, e mi è stata archiviata la mia posizione dicendo sì, allora era tutta un'emergenza, tante contrade erano un'emergenza, però attenzione, loro dicono non sono state segnalate al tavolo decisionale, quindi non è mai arrivato su quel tavolo decisionale, quindi forse quel tavolo decisionale poteva portare prima la turbina su. Questo non lo sto dicendo io, a oggi ci sono dei maxi periti che dicono questo. Forse per questo merita un attimo l'attenzione in più. Ecco Luca, per il momento credo che tu non abbia altro, ma naturalmente ci darai conto poi nell'edizione della sera, giusto? Assolutamente sì, ovviamente faceva riferimento Tanda al tema del piano Valanghe, sul quale la Benigni anche qui ha sottolineato la responsabilità di Lacchetta, al di là delle presunte omissioni della Regione. Lacchetta aveva la possibilità di intervenire in tutti i sensi per garantire, ripetiamo, l'incolumità della collettività, e questo non è stato fatto. Stasera ovviamente aggiorneremo su quanto accadrà nel pomeriggio qui al Tribunale di Pescara. Te Marina.